Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua su Dragon Ball Z Dokkan Battle per vedere quell'uomo muscoloso tanto incacchiatissimo chiamato Broly. Broly STR Eza. Finalmente lo vediamo. Finalmente lo vediamo. Sì, ci ho messo un po' a farlo showcase, non me ne frega niente. Broly STR Eza merita un suo video solo per lui. Perché sì. Perché sì. Ragazzi, parliamo di Broly STR Eza e di cos'è cambiato. Da un lead del 90% agli STR è diventato un Ki più 420, Super Attack Raises Attack Death per un turno, Colossal Damage, oppure Raises Attack Death per un turno, causa Mega Colossal contro un solo nemico. Passiva. Attack Death 50%, Additional Attack Death 50% e lancia un Additional Super Attack quando si fa un Super Attack. Ki più 5 quando c'è un Pure Saiyan. Ora Hybrid Saiyan, Category Enemy e attacchi super efficaci contro i Goku Femmi. Fine. Wow. Detto questo, cavolata a parte, siamo nel nuovo Movie Bosses, cioè nel Movie Broly, perché effettivamente il team è questo, ragazzi. Il team è questo, è Movie Broly. Broly. Kid Buu, perché c'è la nuova lead di Broly Int, Broly e Metacooler Int, perché sì. Volevo un po' di difesa in più confronto all'attacco. No, l'attacco lo hanno già, serviva un po' di difesa in più a questo team, quindi Broly e Metacooler Int, scusate. Detto questo, andiamo. Questa è la prima special che vediamo in questo video. Ricordiamoci una cosa. È sempre super efficace. In questo video sarà sempre super efficace. Non che importi essere o non essere super efficace. Piccolo semplice cosa. Due AOE in Super Battle Road da 4 milioni sono la morte, la distruzione. Sì, sono queste cose, ok? Quindi effettivamente non che importi più di tanto la situazione, super efficace o non. Però, essendo super efficace, questi sono 7 milioni super efficaci. Tanta roba. E questa è una OE super efficace. E poi puoi tirare un'altra special. Ovviamente. Può tirare una terza special. Com'è? Ditelo voi. Sempre? Bravi. Bravissimi. Sì, Broly. Broly STR, ragazzi. Da passare a non prendere un colpo. Non ho visto la difesa, non vi ho fatto vedere la difesa, ma tranquilli, sta sui 120.000 pre-special. Quindi effettivamente i pugni, bene o male, li gestisce. Bene o male li gestisce, nel senso che sì, beh, in SBR un itemuccio glielo darei ancora, se riceve colpi prima. Un itemuccio glielo darei a prescindere. Però, e qua arriva la situazione, no? Se li prendete dopo, non ha tanti problemi con i pugni. Ovviamente, ha ancora un problemino in difesa. Però da passare a non riuscire a tankare a prescindere un boss di un Dokkan Event, a tankarli, è già un passo avanti. Riuscire a tankare in SBR e SBR Goku Event con qualche difettino, perché ovviamente non può stare primo, cioè in realtà deve stare primo, perché se lo giocate col tech deve comunque stare primo, ok? Quindi vabbè, quello è un problema, non è un Eza perfetto, ok? Considerando però come era la carta prima, è un Eza perfetto, ok? Credo che ci siamo capiti, no? Credo che ci siamo un po' capiti sulla situazione. Quello è il caso, cioè nel senso, considerando come era prima, che lo giocavate solamente nel torneo, oppure provavate a fare le sporcherie in SBR usando gli item d'attacco per shottare il più velocemente possibile. Ora, se usate gli item d'attacco per shottare il più velocemente possibile, shotta ancora più velocemente possibile. Però almeno può tancheggiare, cosa che prima non riusciva proprio a fare. Ora almeno lo può fare. Questo forse era l'upgrade più voluto, no? Voglio ricordare la passiva com'era. When performing a super attack, attack più 80.000, però death meno 20.000. E non arrivava a 50.000 death, quindi fate 50 meno 20.
secondo voi che cosa cacchio tanca? Non tanca niente, ecco, la situazione è quella, non tancava niente. Quindi il suo problema più grave, ok, l'attacco era mediocre, perché sì, era comunque mediocre, era invecchiato. Però, ora, l'attacco è molto maggiore, perché è un attack def 50%, cioè non è più stat flats del cacchio, è a percentuale. E in più ha un altro attack def 50% quando fa la special. Quindi quando c'è il buffer, vedete così il danno, proprio fium, parte su, inizia a fare disastri. Ora arriva il problema. 125.000 def. Ok? Quei colpi fanno male a prescindere. Fanno ancora male. Ok? Fanno ancora male. Quindi sì, usare l'item non è ancora... cioè, non è un problema. Lo dovete fare, è la verità. È un po' come per Goku e Frieza, ok ragazzi? Sì, è vero. Tutto quello che hanno dopo la special... non hanno problemi a tankarlo. Tutto quello che ricevono prima, però, poverini, le pigliano ancora, ok? La situazione è identica per questo Broly. Qui vediamo una 24 key e ce la gustiamo. Effettivamente ce la gustiamo. Vediamo una bella 24 key e vediamo un pochino di shottare. Perché, come detto prima, questo è un Goku Family contro. Quindi, tutti gli attacchi... come sono? Super efficaci. Yeah! Un'altra cosa, c'è un link molto importante di tutti i Broly, che non ne parliamo mai abbastanza, però è un link molto importante. Volete vederlo arrivare a 10 milioni? Attivate Berserker, o Berserker, come cavolo è. È attacco più 30%. Problema di attivare Berserker. HP 50% oppure no? Oppure niente Berserker. È un po' come BBB, solo che BBB è l'80% di vita, se l'avete al 10 è... 100% a prescindere, è attivo. E ok. Questo è 50% a prescindere. Sì! Più difficile no? Che link veramente del cacchio? Che link veramente del cacchio? È uno anche dei link importanti del nuovo Broly Int, ok? Se attivate Berserker, è un'altra carta, ok? Però effettivamente scendere al 50% di vita... è un po' difficile, ok? A prescindere è un po' complicato, ma proprio perché è la carta così. Cavolo, cioè, abbiamo già finito lo showcase? Veramente? Cioè, siamo già da migatte? Ok, va bene. Beh, sì. È forte. È forte, con tutti i danni che può fare ora. Cioè, è veramente una carta OP. Ora è veramente OP. Cioè, è comunque... è perché è quello che può fare, no? Allora, prima di tutto, il singolo colpo, 7 milioni in su, fortissimi, buonissimi, super efficaci in certi casi, a prescindere comunque, è tanto danno. Poi, consideriamo il fatto, che qua è la parte più importante, no? Consideriamo il fatto che, dopo comunque tira un AOE da 4 milioni, considero sempre la cosa che ci sia il buffer... bene o male, grazie mille Goku, bene o male a prescindere, cioè vi arriva quei 12 milioni super efficaci in caso Goku Family, ok? Però voglio sempre ricordare Goku Family è molto content, non è Vegeta, non è Frieza, è Goku Family, è Dragon Ball, è il gioco è basato su Goku e la sua famiglia a momenti, il gioco in generale è Dragon Ball, ok? Che è basato su Goku e la sua famiglia. Quindi quando beccate un Gohan, quando beccate un Goten, quando beccate un Goku, quando beccate quel che volete, si attiva quel super efficace, è qualcosa di OP, è qualcosa di OP. Soprattutto in road, che bel PG che è in road, cacchio. Voglio fare questo turno no item, solo per farvi vedere un attimo la situazione, ok? È no buffer, 98.000... fanno male questi due pugni, fa male soprattutto la special, poco da dire, qua potevo attivare l'active skill però a prescindere, le piglia ancora, quello, ragazzi è fatto così, è fine, sotto 100.000 def, niente damage reduction, tutta la difesa arriva ora, ok, arriva ora che ottiene l'attack def 50% in più e il raises attack def dalla special, dalle special che fa, ok? Quindi più special, più difesa. Ok, ecco, vedete.
Questa fa sempre male, a prescindere, perché non arriva a 400.000 def, quindi non voglio mentire. Difensivamente è ancora un problema, ma di certo meglio di come era prima, che proprio non poteva tankare a prescindere da quello che facevate. Cioè, non era fattibile farlo tankare, ok? Item o non item, le prendeva le botte. Questa invece è la situazione ora. Avete un PG che finalmente, alleluia, qua moriremo. Sì, è normale. Alleluia, può finalmente fare qualcosa in più. Ovviamente questo era lo showcase in LGA, ragazzi, però in questi giorni, appena esce Lezza, lo andiamo a provare in road e vi farò vedere effettivamente quanto questo upgrade sia letteralmente rotto, ok? Il suo AOE così forte rompe le Super Battle Road. Qualsiasi Super Battle Road lo volete mettere dentro, non importa che ci sia per forza un Goku Family, comunque, ok? Comunque i 4 milioni li fa. 4 milioni in AOE, ne tira 2. Non è che sopravvive qualcuno, ragazzi, distrugge tutto. Quindi, quando esce effettivamente in game, vi farò vedere delle Super Battle Road con questo Broly. Detto questo, però, per oggi direi che è tutto. Abbiamo visto Broly con questo video, ovviamente spero il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, fatemelo vedere, lasciate un bel mi piace, commentate. Ovviamente, se siete nuovi sul canale, considerate anche l'iscrizione. Noi ci vediamo domani con un altro video pool. Ciao a tutti, ragazzi.